Mi era venuta in mente questa idea mentre sentivo Franco parlare su San Pier d'Arena, su quello che si deve fare, perché naturalmente tante volte, anche questa, ecco, quando vengo a girare nel territorio della città, San Pier d'Arena come da altre parti, penso sempre, perché mi viene ricordato anche tutte le cose che si devono fare, che si potrebbero fare o che si dovrebbero fare. In questo momento però ci ho pensato anche in questo momento, però ho anche pensato alle cose che il comune fa e ho immaginato un attimo che cosa accadrebbe se il comune non esistesse e non avesse fatto o non stesse facendo tutte le cose che sta facendo nel territorio di San Pier d'Arena. Come sarebbe San Pier d'Arena se il comune non esistesse e non facesse quello che fa? Partiamo dal Campasso. Abbiamo inaugurato poche settimane fa una bellissima struttura, un asilo nido, davvero molto bello, fatto dal comune, da due amministrazioni, aperto il ciclo precedente e concluso in questo ciclo amministrativo, aperti i lavori, i cantieri. Una bella realtà di recupero che offre dei servizi ai cittadini, che crea aggregazione. Proprio lì vicino c'è un'educativa di strada, una cooperativa che lavora con dei ragazzi, sempre al Campasso, che è sostenuta dal comune, che sono andato a trovare. Poi venendo verso la parte più storica di San Pier d'Arena, noi abbiamo il Teatro Modena che, come teatro dell'archivolto, cioè un gruppo teatrale, ha un suo bilancio complicato, però è il gruppo teatrale, il Teatro dell'Archivolto, che peraltro riceve degli aiuti da anni e continua a ricevere degli aiuti dal comune, e la struttura del teatro è comunque una struttura del comune che è messa a disposizione del territorio e di una stagione teatrale. Venendo verso questa parte di San Pier d'Arena, siamo al centro civico Buranello e adesso c'è questo progetto Coloriamo, su cui dico delle cose. Poco andando un po' più in là verso il centro c'è il Palazzo della Fortezza. Ieri in giunta abbiamo approvato una delibera che prevede dei lavori di restauro del pian terreno del Palazzo della Fortezza. Vado a memoria perché abbiamo approvato tante delibere di lavori, ma per alcune centinaia di migliaia di euro per i lavori di restauro al pian terreno. Ecco, sono tutte cose che in questo breve itinerario dal Campasso al Palazzo della Fortezza, passando per il centro civico Buranello, fanno vedere alcune cose che il comune, l'amministrazione comunale sta facendo. Se non ci fosse il comune che fa queste cose, sicuramente San Pier d'Arena sarebbe molto più povera, molto più grigia. Invece noi la vogliamo rendere tutt'altro che grigia, la vogliamo colorare con questo progetto articolato che sta passo dopo passo comincia a realizzarsi. Ci sono tanti passaggi e due parole chiave di questo progetto sono creatività, rete e associazioni, in interlocuzione con il municipio e con l'amministrazione comunale. C'è stato il bando destinato ad associazioni che presentavano progetti sul verde, sulle attività sportive, i 30.000 euro di cui parlava Franco Marenco prima, quindi c'è il rapporto col tessuto associativo. Da parte dell'amministrazione comunale c'è l'idea di mettere a disposizione gli spazi pubblici che ci sono, in questo caso spazi del centro civico Buranello, che così ci pensavo in effetti, e questa è un'autocritica che l'amministrazione può fare e alla quale poi cerca di porre rimedio. È stato per tanto tempo, secondo me, sottoutilizzato rispetto alle sue potenzialità.
è molto bello come spazio. Adesso non mi ricordo più se l'architetto che l'ha progettato fosse Veneziani, era un architetto Veneziani. Esatto, che quando era nato proprio con grandi ambizioni e grandi speranze, aveva avuto una fase ormai lontana nel tempo in cui i comuni avevano molte risorse a disposizione e il centro civico era particolarmente vitale. Poi c'è stato un periodo un po' di ripiegamento e adesso noi vogliamo tornare a utilizzare al meglio questa struttura. Avendo individuato un tema chiave, che è quello della creatività giovanile, cioè i giovani che possano fare cultura, che possano avere, ovviamente non appropriandosene in modo privatistico, dire questo spazio qua è mio, me lo prendo, no, è uno spazio di tutti, è uno spazio comune e quindi c'è una gestione pubblica del municipio di questi spazi, ma questi spazi vengono messi a disposizione di una rete di gruppi giovanili per delle proposte che vengono da loro, saranno discusse assieme, ma non sono assolutamente imposte. Può essere un caso, può essere, dovrebbe essere nella nostra intenzione un caso interessante a livello cittadino. Diventare un luogo, ci sono altri gruppi di aggregazione giovanile sui temi della cultura e della creatività che sono attivi in altre parti della città e io voglio che continuino a essere attivi in altre parti della città, è importantissimo, ma questi spazi del centro civico potrebbero diventare un punto di riferimento non solo del territorio del quartiere di San Pier d'Arena, ma così con una valenza più generale. Questo è un po' il senso di questa mia presenza, cioè di condivisione di un progetto che è partito, sta andando avanti e deve continuare a essere sostenuto dall'amministrazione. La mia presenza qua significa proprio questo, interloquendo, vedendo voi un pezzo della società di San Pier d'Arena, dialogando costantemente col municipio che ha una rete di rapporti molto forte e l'amministrazione comunale c'è. Il problema San Pier d'Arena, del quale con Franco abbiamo parlato sostanzialmente dall'insediamento dell'amministrazione, cioè, lo vogliamo affrontare non solo in termini di ordine pubblico, perché una delle prime questioni che ci siamo poste e continuiamo a porci e però affrontiamo è stata quella all'inizio della presenza di certi locali, bar chiamiamoli così, che creano effettivamente disagio, è un po' complesso dirlo, cioè il disagio, da che cosa è creato il disagio in questa società? Qua non è che voglia fare della sociologia, però noi sappiamo che le radici del disagio sono profonde, non è il bar che crea disagio, il bar può essere a volte, tante volte, un certo tipo di locale catalizzatore di un disagio che c'è nella società e che noi dovremmo cercare di combattere questo tipo di disagio con un'azione generale di cambiamento della società. Però ovviamente non ci mettiamo così il telo davanti agli occhi, guardiamo la realtà per quello che è. E allora su certi locali che cosa abbiamo fatto? Uno, abbiamo a San Pier d'Arena la realtà era già diffusa, abbiamo adottato rispetto alle sale gioco come amministrazione comunale un regolamento che di fatto quasi impedisce l'apertura di nuove sale gioco, non avevamo le armi di norme per far chiudere quelle che erano già state autorizzate, però abbiamo adottato un regolamento che poi hanno cercato di impallinarci con i ricorsi al TAR, al Consiglio di Stato, con delle pressioni incredibili, denunce di tipo politico, non ovviamente perché eravamo nella piena legalità, no? Pressioni di ogni sorta.
e abbiamo contrastato diventando da questo punto di vista dei precursori in Italia come amministrazione comunale il fenomeno della diffusione delle sale gioco, per cui il regolamento di Genova è visto e adottato, più o meno adattato, da tanti altri comuni. Due, abbiamo applicato anche lì una serie di ordinanze di limitazione della distribuzione di bevande alcoliche, e questo è un percorso continuo, una sorta di lotta continua di monitoraggio del territorio. Non bisogna mai star fermi, non basta mai quello che facciamo, ma lo stiamo facendo. Però con Franco ci siamo detti, abbiamo sempre condiviso, non possiamo limitarci a questo, ad aggredire questi punti dovendo rilanciare un quartiere, perché sarebbe limitativo, sarebbe proprio inutile e non produttivo, non ci porterebbe a dei risultati. Allora quali sono le altre leve? Sono quelle che dicevo prima: valorizzazione degli spazi pubblici, e avevo citato una serie di esempi, rapporto col tessuto associativo, e in particolare per quanto riguarda l'esperienza di cui discuteremo poi nelle prossimi giorni, nelle prossime settimane, rapporto con un pezzo di mondo di giovani che è capace di esprimere creatività, che è capace di aggregarsi, di ritrovarsi, e l'amministrazione comunale, grazie al municipio e grazie alla disponibilità di questi spazi, offre loro dei luoghi. Ecco, questo è il senso un po' complessivo. Quindi la piccola, tra virgolette, cosa di cui parliamo oggi in realtà fa parte di una nostra azione molto più generale che portiamo avanti tra mille difficoltà, ma con assoluta determinazione. Ecco, volevo dare un po' il senso di un progetto condiviso e costruito assieme.